La controfirma è apposta a un livello sottostante a quella preesistente e sottoscrive quest'ultima. È caratterizzata da una rappresentazione ad albero delle firme stesse. È possibile apporre una controfirma seguendo due modalità: selezionando e trascinando il file già firmato in modalità CADES sopra il pulsante Verifica della barra degli strumenti a Aruba Key, oppure trascinando il medesimo file sopra il pulsante Firma e rilasciandolo sopra il pulsante Firma Multipla. In entrambi i casi si accede alla schermata di verifica documenti da cui cliccare sul pulsante Aggiungi controfirma. Attendi il recupero delle informazioni relative al certificato contenuto nella Smart Card. Dalla schermata che appare, seleziona, mediante l'apposito menu a tendina, il certificato per la firma digitale in formato nome e cognome. Inserisci il PIN di protezione della Smart Card. Dal campo Salva come, verifica che il percorso utilizzato per salvare il file firmato sia quello desiderato, altrimenti dal pulsante indicato selezionane uno nuovo. Puoi scegliere se cifrare o meno il documento al termine della firma. Ti basterà abilitare il checkbox indicato. La cifratura di un file consente la protezione del file stesso, trasformandolo in un documento non immediatamente leggibile. Una volta cifrato, il file può essere aperto esclusivamente con chiave pubblica, anche in caso di successiva scadenza del certificato, e può essere visualizzato e decifrato dal destinatario indicato in fase di cifratura stessa. Dall'apposito menu a tendina seleziona il tipo di firma Busta Crittografica P7M CADES. Procedi al passaggio successivo. Mediante il pulsante Apri documento verifica il contenuto del documento. Poi dichiara di aver preso visione del documento e di essere consapevole della validità ai sensi di legge della firma apposta. Clicca su Next per procedere. Attendi qualche istante. Al termine dell'operazione si visualizza la seguente schermata, che notifica la corretta firma del file e da cui è possibile, cliccando sul nome del file, verificare la validità legale del certificato. Infine, clicca su Finish per chiudere la schermata. Il documento viene salvato nella cartella indicata in fase di firma. Trascinando il file sul pulsante Verifica, è possibile visionare la presenza della controfirma.